Si riparte da zero dopo l'ennesima delusione sportiva sotto il sole d'agosto. A seguito della definitiva sentenza del TAR, il Teramo Calcio è fuori dalle categorie professionistiche e allora il sindaco D'Alberto cerca di salvare il salvabile, invitando tutti a dare una mano per partecipare almeno al torneo di Serie D. Sarà pubblicato ufficialmente nel pomeriggio di oggi, infatti, il bando per manifestare interesse nei confronti del calcio teramano e della sua storia, spesso costellata da vicende extracalcistiche che ne hanno minato il percorso e la crescita. I tempi, come da lui confermato, saranno strettissimi, con la speranza da parte di tutti di non mandare letteralmente tutto al diavolo. Sì, stiamo governando il processo in modo assolutamente lineare e trasparente. Come abbiamo già detto, è arrivata la pronuncia del TAR, parte l'avviso per la manifestazione di interesse, chiamiamola procedura esplorativa per l'acquisizione dei progetti per la partecipazione alle categorie immediatamente inferiori alla Serie C, per la costituzione di un nuovo soggetto che ovviamente dovrà essere valutato dall'organo competente, che è la federazione, con la quale c'è un dialogo, una collaborazione piena. Il Comune svolge questa funzione di apertura, di acquisizione dei progetti che verranno valutati per poi sottoporlo, insomma, il progetto che, qualora dovesse arrivare, è il più sostenibile, il più credibile alla federazione. Sindaco, tempi strettissimi non solo appunto per l'emanazione di questo bando, ma anche e soprattutto relativamente al mercato, quindi questione prettamente sportiva e calcistica, la composizione della rosa. Sì, il fattore tempo è quello decisivo in questo momento, che ovviamente è legato anche alla credibilità e alla sostenibilità del progetto che verrà presentato. Ecco perché i tempi saranno molto stretti. Entro il 10, la giornata del 10, acquisiamo i progetti che eventualmente arriveranno. C'è un'apertura veramente ampia che però ha dei punti fermi: rispetto, dignità della comunità, della città, l'ho già detto, e soprattutto prospettiva e sostenibilità per un territorio che ha subito questa ferita, rispetto alla quale nessuno si può chiamare fuori. Allora tutti devono mettere in campo un pezzo di responsabilità per dare continuità al calcio teramano, e questo è il messaggio più importante che diamo alla comunità sportiva teramana e ai tifosi.